Ora vi presentiamo uno dei personaggi più conosciuti di Vaccarizzo, quello che tutti chiamano Uzio Franco. Sono il più vecchio, il più anziano, soprattutto. Ah, ecco perché. Ma lo intervistiamo proprio qui dentro nell'ufficetto della Putiglia, perché lui ha avuto un altro ruolo chiave per lo sviluppo di questo progetto. Ci racconti che contributo hai dato? Le mie competenze, ho lavorato tanti anni nella grossa distribuzione, quindi ho portato le mie competenze e abbiamo aperto la boutique. L'ho organizzata in modo tale come una grossa azienda, come una grossissima azienda, in tutto e per tutto. Sembra che le cose vadano bene, ho tre ragazzi meravigliosi che sto cercando di trasmettere quello che so io. È difficile perché loro, i giovani, notati, i giovani non è che poi sono i giovani, però ci stanno provando pure loro. Bisogna dargli il tempo e soprattutto mettere Sicuramente, alla è prova. chiaro. Più tempesta e meglio è, così non me ne vado. Io qui mi piace starci. Ma È una soprattutto. scusa quello che non ho imparato, però sono bravissimi tutti e tre. E poi abbiamo visto che ti vogliono anche molto bene, che ti considerano proprio un punto di riferimento. Meglio così. Quindi è possibile un nuovo dialogo tra persone mature con esperienza, giovani con tante energie e voglia di fare, che hanno bisogno di opportunità per È crescere? necessario, non possibile. È necessario. Guarda, qui alle nostre spalle vediamo un computer. Ci racconti che cos'è questo software? È il cuore della boutique, tutto qua. Ok. Che Tutto. viene utilizzato per Faccio tutto da curare. qua. Ok. Inserisco i prodotti, arrivo a ricaricare i prodotti, faccio i prezzi, tutto da qua. Cambio i prezzi, faccio tutto, stampo le etichette, tutto. Controllo le casse, purtroppo, da questi qua. Ah. Perché ovviamente non è una cosa fatta in modo improvvisato, No, artigianale, ma è stato assolutamente impostato no, assolutamente esattamente come un piccolo market di no. paese con No, tutte questo è il software di un grosso market. Riusciamo a ok. caricare oltre 20.000 referenze, quindi. Complimenti, davvero. Assolutamente, Sei è tutto. orgoglioso allora di Sono questa orgogliosissimo, natura. guarda, faccio un'altra cosa, guarda. Questo è per la contabilità. E questo invece è per il magazzino. Dov'è? Madonna. No, è eccezionale, davvero. E quindi tu, che sei quello che sta dietro i numeri di questa putiga, come sta andando da quando è stata Dal aperta? mio punto di vista, bene. Riusciamo a pagare i debiti, quindi questo ci batte e ci avanza. Fino a mo' abbiamo pagato tutto, quindi. Quindi la comunità. Penso, così mi hanno detto, perché i conti, cioè, non li faccio io i pagamenti, però mi dicono che proprio a pelo pelo riusciamo a pagare tutto. Qualche volta mi mettere qua roba di poco, insomma, stiamo riuscendo bene. Io mi auguro che sicuramente crescerà. No, al Sicuramente. 100%. Per cui la comunità ha reagito bene all'apertura di questo nuovo Sì. servizio. Sono soddisfatto. E se pensiamo al futuro, a te come piacerebbe che evolvesse questo locale? E No, che questo locale da solo non ha ragione di esistere. quindi tu che cosa sogni che accada a Dobbiamo Vaccarizzo? pigliare altre attività del paese. Tipo adesso c'è il bar in vendita, penso che lo piglieremo, poi non lo so, non dipende da me perché io non faccio parte del Che cosa ti consiglio. piacerebbe che accadesse tra Putiga e il bar della piazza? E te ne dico una, la stessa partita IVA, quindi vuol dire che una sola cosa. In due punti chiave, uno all'ingresso del borgo e l'altro nel salotto del borgo, perché il bar è proprio nella piazzetta centrale dove tutta la comunità si raduna per fare le chiacchiere, giocare a E carte e tutti stare a gli fumare. aperitivi che stiamo facendo qua adesso li Sì. faremo laggiù, al bar. Super, super, super in bocca al lupo. Sapete che noi Grazie, vi facciamo un grande tifo. grazie. Se ce la fin quando ce la farò io, perché io ho pure 66 anni, vado per i 70, quindi insomma. Però sono giovanile, No, è un'energia vulcanica e sappiamo ancora che sì, ancora sì. sei Vi importantissimo. ringraziamo di cuore per quello che avete Grazie fatto e quello che farete.